un edificio di 6 piani realizzato su una superficie complessiva di oltre 7.500 metri quadrati. È la nuova ala dell'ospedale di Vaio. Obiettivo: accorpare le attività ambulatoriali ospedaliere di distretto e consentire l'utilizzo integrato delle tecnologie e del personale infermieristico di supporto. 15,6 milioni di investimento totali tra ampliamento e riqualificazioni per una struttura ospedaliera nata nel 2004 che oggi è sempre più punto di riferimento per l'intera provincia di Parma e per quelle limitrofe. L'intervento prevede anche il trasferimento della residenza psichiatrica dalla vecchia sede di Fidenza ai nuovi locali al piano terra con 10 posti letto, nuovi ambulatori chirurgici e la riqualificazione dell'intero comparto operatorio. La realizzazione della nuova ala rientra in un programma più ampio di interventi di riqualificazione che ha già dato vita al nuovo pronto soccorso e alla ristrutturazione di parte del primo piano dell'ospedale esistente. È previsto infine un nuovo parcheggio da 2250 metri quadrati. Ecco servizi e attività della nuova ala. Al piano terra si trovano 5 ambulatori ecografici e uno mammografico, oltre al day service psichiatrico e alla residenza a trattamento intensivo psichiatrico con 10 posti letto. Il primo piano è occupato da 20 ambulatori, dedicati alle funzioni di diabetologia, pneumologia, dermatologia, allergologia, epatologia, cardiologia, terapia anticoagulante orale e nuovi anticoagulanti orali. Una parte considerevole del piano è destinata a tutti gli ambulatori di neurologia, compresa l'attività di neurofisiologia e il day service sclerosi multipla. Al secondo piano ci sono tutte le funzioni dell'area materno-infantile, ospedaliere e distrettuali, per complessivi 16 ambulatori, a cui si aggiunge un ambulatorio chirurgico dedicato alla terapia antalgica. Al terzo piano sono aggregate le specialità chirurgiche, oltre agli ambulatori di medicina dello sport. Si tratta, complessivamente, di 20 ambulatori di oculistica, odontoiatria, otorinolaringoiatria, urologia, ortopedia e chirurgia, oltre agli ambulatori di pre-ricovero e di day service chirurgico preoperatorio. Iniziati nel 2015, i lavori termineranno il prossimo giugno per arrivare alla piena operatività il prossimo autunno.